in Medio Oriente è approvata all'unanimità la mozione di solidarietà. Multi Utility, i sindaci del PD contro la quotazione in borsa, la polemica proda in aula. Case di comunità, maggioranza e 5 Stelle insieme contro il centrodestra. Gianni candidato sindaco a Firenze, no di PD, Italia Viva e Fratelli d'Italia. A Certaldo torna la Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali. Piena solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico subito e un impegno forte della comunità internazionale con l'Europa in un ruolo di protagonista per avviare celermente iniziative diplomatiche. E questo in sintesi il messaggio lanciato dal Consiglio regionale nella mozione sulla guerra in Medio Oriente approvata mercoledì all'unanimità. Le ragioni del sì della maggioranza. Sì, ritengo sia un gran risultato, un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni. Quindi credo che l'Unione Europea in primis, mi sembra, non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo può giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Sì, compatto anche dall'opposizione. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo, in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte. Il progetto della Multi Utility Toscana dei Servizi torna a far discutere e la polemica approda anche in Consiglio regionale. Un'interrogazione presentata da Marco Stella di Forza Italia ha acceso il dibattito dell'Aula sullo stop alla quotazione in borsa, arrivato qualche giorno fa da alcuni sindaci del PD. È un soggetto che consentirebbe di mantenere sul nostro territorio il controllo della gestione dei servizi alla comunità, allo stesso tempo la quotazione in borsa potrebbe consentire di raccogliere capitali da mettere a profitto e da adoperare per migliorare l'operatività e l'efficienza della multi-utility. Questo tema è un tema che al momento mi sembra rinviato per decisione degli organi dirigenti della multi-utility stessa, ma è chiaro che è una delle possibilità in campo per far fronte agli importanti investimenti che la gestione delle reti richiede. Uno stop, quello dei sindaci del PD, che secondo parte della maggioranza è stato un vero e proprio intervento a gamba tesa. La multiutility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci, le società partecipate devono fare il proprio lavoro. Molti sindaci, a mio avviso, sono entrati a gamba tesa a sproposito su questa questione, perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione e credo che la stiamo facendo e facendo bene.
Uno scontro, quello interno alla maggioranza, che ha fornito l'assist per le critiche dell'opposizione. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multi utility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quelle che invece sono le funzionalità. E anzi, sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. È una partita che dovrà essere monitorata attentamente proprio in relazione all'importante impatto che questo potrà avere. Pensiamo in ultimo alle tariffe. Inutile pensare a un soggetto industriale che, ad esempio, sul fronte tariffario non dia delle soddisfacenti garanzie proprio per, diciamo, porre in essere politiche industriali di efficienza dei servizi ma anche di abbattimento dei tariffi. Il mio territorio è Grosseto, è la Maremma, conseguentemente non voglio precorrere nessun tipo di tempo, ma siamo sempre stati un po' la periferia dell'impero e conseguentemente andare in una multi-utility dove si conta veramente poco, quindi Firenze centrica eccetera, sinceramente proprio non mi va. Dal punto di vista politico, meno male che c'è stato uno stop e quindi io auspico un ripensamento su tutta la situazione. PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle fanno squadra contro il centrodestra sul futuro delle case di comunità. È stata infatti approvata con i voti della maggioranza e dei grillini la mozione del PD che chiede al governo di confermare le risorse destinate dal PNRR allo sviluppo dell'assistenza territoriale. Abbiamo presentato questa mozione che il Consiglio ha approvato a maggioranza perché vogliamo che venga fuori quale sia davvero la posizione del governo sul tema della sanità territoriale. Il sottosegretario parla di modelli in cui non ci sarebbero le case di comunità, ma le farmacie, come se le farmacie potessero sostituire il ruolo di organizzazione di tutta la sanità territoriale. Da quello che risulta dal dibattito in Consiglio, pare che poi alla fine il modello del governo sia non occuparsi del territorio, non finanziare il territorio, non occuparsi del territorio, e noi sappiamo, dal Covid ce l'ha fatto vedere bene, che se non si organizza la sanità territoriale poi va in crisi anche la sanità ospedaliera. Un modello, quello contenuto nel PNRR, che secondo il centrodestra rischia di rivelarsi un buco nell'acqua. Pensare a una casa di comunità ogni 15.000 abitanti sulle aree interne non significa dare risposte ai cittadini. Questo governo sta riformulando quel piano, prevede di utilizzare il concetto di farmacie sociali come succede in tutta Europa, dove l'embrione primo che garantisce una prestazione sanitaria è appunto la farmacia, che è la ramificazione più profonda che c'è sul nostro territorio regionale delle strutture sanitarie. Intorno a quella farmacia, come già tra l'altro succede, costruire gli ambulatori per fare la farmacia servizi come il CUP. Il rischio, se si vuole essere responsabili e non demagogici in questo ambito, che le case di comunità siano delle strutture vuote, delle cattedrali nel deserto, senza medici, senza infermieri e senza nemmeno la possibilità di accendere la luce. Le indiscrezioni sulla campagna elettorale per le amministrative a Firenze irrompono a Palazzo del Pegaso. In particolare, i consiglieri regionali si sono confrontati sull'ipotesi di una candidatura dell'attuale governatore Eugenio Giani, che però non sembra trovare consensi nemmeno all'interno del suo stesso partito. Io sono dell'idea che quando uno viene eletto una carica monocratica soprattutto, ma anche altri livelli di carica, ma quelle monocratiche è evidente, debba portare in fondo il proprio mandato. Debba portare in fondo perché i cittadini hanno dato un incarico preciso, c'è un progetto specifico, il Paese sta vivendo un momento complesso da un punto di vista dello sviluppo industriale, dell'inflazione, della tenuta del sistema sanitario. Abbandonare ora
la gestione di tutte queste tematiche per i cittadini, per svolgere un altro ruolo, sono sicuro che è una cosa che il Presidente Gianni non passa neanche in testa, e d'altronde in questo Paese, quando è avvenuto, i cittadini hanno sempre poi punito la parte politica che lo ha fatto. Contrario anche l'altro partito di maggioranza, Italia Viva. Ma io personalmente la escludo, perché Eugenio Giani è il presidente della Regione Toscana, ha preso un impegno con i cittadini toscani, è persona che sta governando la Toscana, a mio avviso, bene. Io come Italia Viva e Ceccarelli come Partito Democratico siamo convinti che questa maggioranza è coesa, ancora da fare molto, abbiamo di fronte a noi ancora 2 anni e ci siamo dimostrati fiducia reciproca, quindi c'è una maggioranza solida, un progetto di governo che deve essere completato nei prossimi 2 anni, e credo che la dimensione della stabilità e del buon governo di questa Toscana meriti una situazione di continuità, e credo che questo sia positivo per la nostra regione. Dura l'opposizione che stronca sia la candidatura di Gianni sia l'ipotesi di una modifica della legge elettorale per consentirgli il doppio incarico. Io credo che i cittadini della Toscana, se proviamo a essere seri un attimo, da Gianni, visto che fino a prova contraria oggi continua a fare il governatore della Regione Toscana, si aspetterebbero di sentir parlare di taglio delle liste d'attesa, di contributi per i corsi di formazione per i giovani, di come vogliamo risolvere il problema del trasporto pubblico locale, delle infrastrutture. Invece da un mese a questa parte stiamo soltanto a parlare di cosa fa Gianni. Il problema è cosa fa Gianni in Toscana, perché Gianni probabilmente, se arriva al 2025, sa di non rifare il governatore, perché difficilmente la sinistra rivincerà le elezioni in regione, e quindi deve trovare qualcosa da fare nella vita. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi non saremo, e lo dico una volta per tutte, disponibili a nessuna trattativa sulle leggi elettorali. Roba che si prolunga, si taglia, si aumenta per permettere a Gianni di fare altre cose, ma oggi vale per Gianni, un domani può valere per chiunque altro, noi saremo di traverso. Fine settimana all'insegna del mangiar bene a Certaldo, che fino a domenica ospiterà la 25esima edizione di Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali con espositori provenienti da tutta Italia. La Toscana è questo, sono borghi straordinari, è la celebrazione delle nostre eccellenze. Certaldo, devo dire, si contraddistingue da sempre per manifestazioni di altissimo livello, e questa sicuramente una fra quelle. Per cui io credo, ecco, che questi momenti siano molto importanti nel fare comunità, nel riscoprire i gioielli del nostro territorio e nel saperli promuovere, dando un profilo profondamente radicato con la nostra storia, con i nostri usi e costumi. Per cui in questo devo dire che la Toscana diffusa, di cui spesso parliamo, ha forse la sua rappresentazione più efficace. Una manifestazione più che consolidata, che è partita tra le prime, che hanno voluto coniugare l'enogastronomia al luogo, al turismo, cosa che poi negli anni si è sviluppata anche in tanti altri territori, e che qui ha voluto comunque rappresentare un punto di avanguardia che ora è consolidato e che rappresenta un momento di presentazione delle eccellenze enogastronomiche, un momento per vivere il borgo di Certaldo, quello alto, quello medievale, però anche tutto il paese di Certaldo, insomma una bella occasione per conoscere Certaldo e in questo caso attraverso Certaldo le caratteristiche di tutta la Toscana. Una rassegna in grado di celebrare le eccellenze enogastronomiche italiane, ma anche di aprirsi al resto del mondo. E per quest'anno ci aspettiamo ancora un'evoluzione, perché Boccaccesca non è nata e è rimasta lì, si è sempre voluta. Si è sempre voluta con particolari tipi di eventi, di cooking show, con momenti di cucina insieme ai bimbi delle nostre scuole. Quest'anno avremo fra l'altro delle attività ulteriori rispetto a quelle classiche che finora Boccaccesca ha avuto, con momenti di intrattenimento musicale. Si ripropone l'angolo dei gemellaggi, in cui i comuni che sono gemellati appunto con Certaldo propongono i loro prodotti culinari e gastronomici. Una manifestazione consolidata che non rinuncia a innovarsi di anno in anno. Allora, abbiamo in programma tantissimi espositori da tutta Italia, le cose più disparate, dalle bombette dalla Puglia, il caciocavallo impiccato, le cose più
diciamo più nuove ma anche conosciute, e l'artigianato che fa da accompagnamento, da cornice a tutto quello che è il cibo. Ci sarà la novità, ci saranno degli street food particolari su in Certaldo Alto, la cipolla, 100 sfumature di cipolla. Abbineremo una serie di eventi musicali sia nel Borgo Alto che in quello basso, con un collegamento che è veramente una cosa nuova, e l'unica particolarità di Boccaccesca proprio la collegare la parte alta con la parte bassa. Ci saranno decine e decine di stand enogastronomici e ci sarà una serie di eventi sia nella parte alta che nella parte bassa musicali. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.